Giuseppe, buon Natale a te. Però c'è da dire una cosa, Steve. Eh? Esatto, che dicembre è un mese molto importante. Perché? Perché il compleanno di Beppe. Il 26! Da ricordarselo. No, 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 no. L'avete detto? No. Io me ne vado. No, 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 sono ben contento di ricevere gli auguri il 26. Mi sono mosso così te c'è. Non è un problema, non è un problema. 26. Ci vuole gli auguri al presidente, per esatto, favore. Oh, esatto. Succede? Da teretta. E quest'anno ne fa 70. Da questa gamba qui. Per gamba. Tre gambe, sai. Oh, va bene. Ci ha tagliato. Qui no, no, no. Pubblica. Taglia nulla. Anzi, quest'anno, già come l'anno scorso, vi daremo qualche consiglio. No, per me era due anni fa, lo sai, il non tempo passa velocemente. Perché l'anno scorso era chiusi. Esatto, era già rossa. Quindi, no, due anni fa. Infatti ti vedo un po' più vecchio, sì, dall'ultimo Natale. Barba bianca. È pronto per quel lavoro, è durissimo, quelle onde. È vero, lo so. Poi quella pagaia. La pagaia. Io pago e lui pagaia. La differenza è tutta lì. Esatto. Qualcosa c'ho da fare anch'io. Sono disoccupato. Quindi... Quindi niente, si parla di Natale, quindi si parla di regali, e quindi se si parla di regali si parla anche da me di orologi. Circa quello. Per cui si guarderà qualche cosa di orologi, chiaramente cos'è il Natale, le fasce di prezzo non devono essere troppo debordanti, bisogna che siano in una fascia di prezzo che sia giusta, voi che dite? Sono d'accordo, sì, tanto è inutile. Sono te, Pietro? Direi sì. Te, me la vedi, cioè, la vedi in un prezzo giusto? Ma da 100 a 150 centesimi euro, no. Per cui guardiamo qualche orologio che sia in una fascia che va, diciamo, da 300 euro in su. E in una fascia da 300 euro in su, uomo o donna, perché poi chiaramente ci sono anche le donne, qui ci sono un po' di orologi, diciamo, da tutti i prezzi. Sì. Quindi siamo al mercatino oggi. Siamo al mercatino oggi. Diciamo che sì, ognuno di voi potrebbe scegliere qualcosa da qui, di cui parlare, poi qualcosa sceglierò anche io. Mi sa che uno ce lo litighiamo, sai? Davvero? Mm. Vuoi sapere qual è? È in un angolo. No? Allora sono tranquillo. No. No? No. A me piace molto. No, ma lo sai perché? Bello. Perché poi alla fine... Anche perché comunque si trova, no, la cifra contenuta, no? Sì, ampiamente entro i 700 euro. No, è proprio bello. No, comunque ha il suo fascino, di un orologio militare. Hai ragione. Di un marchio. Vedi, su quelle cifre lì, per esempio, bello, entro queste cifre, cioè, diciamo, ci sono una serie di orologi anche classici che ora vanno molto, specialmente per i ragazzi giovani, tipo... Allora, lascia perdere il colore, perché poi esiste anche la versione. Preganza, con il discorso verde. Verde, sì. Laminato oro, questo qua, vedi, con la fascia del quadrante bicolore. Questo è molto bello. Quello è bellino. Questo è bellino da donna, molto bellino, ma da donna, guarda, donna. Secondo me due o tre... Beh, sarebbero nati da uomo, questi, sì, orologi qua. Però da donna, vedi, ci sono orologi... Questo guarda com'è strano. Uno degli orologi sembra... più strani che c'è, di design proprio. Sì, anni tipo... 70 puro. Ti so, anche male. Ti so, a parte male, il pelo ci vado in casa. Sì. Bell'anno. Fai questo, no. Secondo me sì, infatti so che siamo insieme, io sono contento. Che... Sapevo che toccava sempre a me, ma come mai? E uno esempio molto carino sarebbe anche questo. Sì. Gruen con tutte le date, giorno, mese, data, e sì, carica manuale ovviamente, anni 50. Questo è bellino, anche sì, qui la cifra, insomma, che è poco sopra i 1000 euro. Carino. Bellino, Sì. È bellino. Per esempio eravamo molto anche i subacquei, per esempio un subacqueino come questo degli anni 60, ah, grande. Sì. Invece, sono innamorato di un modello. Quale? Cioè, vabbè, a parte il poi router che mi piace tantissimo. Vabbè, quello ne parleremo a parte, sì, magari ci sono due orologi da parlarne invece, sì, secondo me un secondo. Questo è uno spettacolo, secondo me. Cioè, mi piace tantissimo. L'Universal. Ecco, con queste anze qua, questo il numero erdico. Poi nuovo. Nuovo, cioè proprio sì, nuovo. Nuovo di zecca, però... Oh. Proprio di una bellezza. Il Pietro sta scegliendo. Sta scegliendo. Questo lì. Gabba il nuovadino. Questo è carino. Zenith. Ah, lo Zenith non è nuovo, lo Zenith. Lo Zenith, no, con gli indici a dischi volante. Ah, proprio a dischi volante. Sembra a dischi volante. È bellino, vero? Questo era, sì, sul catalogo dell'epoca, degli anni 60, primi anni 60. È proprio carino. D'oro classico, qui siamo entro i 1000 euro.
bellina. Con cassa in oro originale, bellina. 18 carati, bellina. Cioè, particolare. Questo vedi un fuori misura, movado sempre, laminato oro. Comunque le scelte scene, cioè forse è la fascia, no, più è divertente. Ma perché è la fascia che noi abbiamo forse privilegiato a questo giro, anche sì, perché diciamo che si parla di orologi da regalo, sì, quindi da regalo non è che puoi stare su cifre troppo alte. Il più bello secondo me è questo, il Pole Reuter. Sì. Quello è Pole Reuter e sì, Rolex Oyster, sì, manuale, periodo sì, vetto, quindi anni 30, quello è molto bellino. Questo è bellino, è vero. E comunque due orologi che stanno sui 1500-1600 sì, euro, ecco, non di più. Bella. Carini, no? Questa è una tanta storia. No, lo sai chi? Alla fine facevo una considerazione che meno orologi mi garba a tutti. Mm. Lo so, questo è... Il nostro problema è che non è questione di soldi. No, no? Cioè, nel senso, ma che no, soldi? Ma potresti... Questo vi, che esatto, voglio ma... che... Però alla fine li guardi e... Ma il nostro amico Silvio, si diceva oggi, ha ripreso a comprare gli orologi basic... Dopo essere arrivato, dico, al top di gamma, al top di gamma, perché è arrivato allo stellino della Rolex, e quindi dico, dallo sì, stellino della Rolex ai orologi basic, che poi tanto basic non sì, sono più, sono, qualche cioè, omega fuori misura, sì, però ecco, l'orologio esteticamente è basic, quindi una cosa come questa, ma di diametro più grande. Questo è molto carino. Questo è molto carino, questo c'è molto un quadrante carino, che è eccezionale. Sì. Poi, dopo così, poi due toni, come dicevi prima. Toni, esatto, sì, esatto, è questo. E poi sinceramente... Forse più noi che le vediamo tutti i giorni, ma ci sono delle marche che sono affascinanti. Cioè, sì, non vado, certo. A me per esempio piace un sacco. Guarda, cioè, secondo me marche di nome forse meno conosciuto, però tipo Movado, nel mondo del collezionismo non sì, direi universale. Infatti, no. Ma per molta sì, gente che magari vuol fare regalo al marito per Natale sì, e non conosce la Universal, ma Movado, Universal, la stessa Omega di cui parlavamo prima, la Tissot. Tutte marche che sinceramente, ecco, negli anni di riferimento di questi orologi, quindi negli anni 50, 60 e anche inizio anni 70, sono tutte marche che vendevano sì, un fatturato sì, notevolmente grosso, alto, perché riuscivi a comprare ottimi orologi e delle cifre sì, abbastanza sì, basse. Molto belli, eh? Ah, sì. Diciamo che un'occhiata anche alle donne, per esempio, anche un Bulova d'oro come questo. Questo è carino. Tutto d'oro, braccialato oro, orologio che costa... Bello. Il peso dell'oro, sì, il peso dell'oro, il valore è l'oro. Però Ganz è carino, c'è sì, molto è che poi non è un orologio in sé per sé, anche no, un, è più un gioiello, è un bracciale, è un bracciale, bracciale, un bracciale no, con l'orologio attaccato, che per una serata, per un evento, certo, una certo, pezza, no? Infatti, sì, pensi che quindi... questo qui è d'acciaio e l'orologio costa 400 euro d'acciaio con lo smalto proprio anni 70 euro. Ma anche questo smalto, no? Smalto, cioè, una signora sì, particolare con un vestito sì, particolare sì, ci sì, sta, è un abbinamento che sembra comunque un questo è un sì, bracciale, ma ho ritrovato sì, delle copertine di giornali dove ci sono pubblicità degli orologi e nelle copertine ci sono chiaramente donne rappresentate con vestiti dell'epoca e hanno gioielli di smalto come sì, questi qui, così asimmetrici, sì, arrotondati, tipici proprio dell'epoca. Però strano. Oggi si fa il contrario, Cioè? Giuse mi regali un orologio. Ti regalo un orologio? Sai come te lo regalerei oggi l'orologio? Ti regalerei un bel Omega da tasca d'oro. Almeno finalmente, che dici sempre di orologio da tasca, almeno finalmente avresti un orologio un c'è po' diverso. Qualche perché... volta, ma non è vero, non l'ho mai comprato. Non l'ho mai comprato poi alla fine. No, non l'ho mai comprato. Chiacchierato tante volte, ma mai. Arrivo lì. No, anche perché sa di sfruttarlo poco. È okay. No, non c'ho la vita da orologio da tasca. No. Non c'ho l'abbigliamento, perché poi. Ci vuole tutto un sì, po'. Serve. Vero, sì, vero. Però io prima o poi un orologio anche a ripetizioni a quarti, non a minuti. Sì, sì. Però, cioè, e gli regali a Piccolo Lord. Piccolo Lord? Piccolo Lord, cosa gli regalerei? Allora, o. Oh, un Rolex, no, o forse più indicato a lui, un Universal sì, con le anse a goccia. Sì, questo... ma, e se non gli regalo bello, il Pole Reuter perché ce l'ha già. non perché sarebbe stato quello esatto, il regalo, ma ce l'ha già. Vabbè, allora, questi mettiamoli qua, sono i nostri regali. Esatto. C'è da farla a Beppe. A voi mi avete regalato voi. Che si sceglie? Tanto scelgo io su Beppe. Non sbagliate, No, c'hai un po'... indicato la via. Io guarda, ti regalo questo. È bellino, bravo. Piace. Almeno piace. È il complicato di tutti questi. Sì. Io non ho il polso grande, quindi questo è perfetto. Io questo. Cioè, è da donna, però comunque super dai, rettangolare? Secondo me
Cioè, è carino. È carino, carino, carino. Poi con i numeri esplosi. Te lo sai che io ce l'ho qualcosa di No, so bene, so bene. C'ho quello famoso in oro nel film Il caso Thomas Crown. Sì, vero. Quello. E è poi fatto identico a questo, stessa con, epoca, stesso con la lavorazione, se non sbaglio, alla cassa. Ah, ma quello però è più grande, sì, un po' più grande. No, invece l'altro è proprio come questo qui. Ah, con questo. Bellino. Bellino, vero? E comunque, bello. Orologio da 300 euro, quindi voglio dire. Comunque, entro i 300 bello. Euro. Sì, però è no, ma infatti, regalo di Natale, sì, che insomma... Sono simpatici, quel tipo di orologio. No? Sì, ma vedi anche... Orologi da tasca tipo queste, le piattine come queste qui, roba da 200 euro. Sì, ma io l'orologio da tasca è quello il limite che ti do. Cioè, però, se non potessi indossarlo, sarebbe non, si usa non poco, godo, quello è vero. Peccato, perché sarebbero belli. Ma posso dire che è ganzissimo anche questo mega? Quello è bellino, bellino. Alla fine siamo pescati tutti, eh. Sempre pescati è vero. Se ne va a pescare due, siamo clamorosi. No, non lo siamo sapevo clamorosi che... perché se ci piacciono gli orologi... Comunque al polso se ci garbava le donne sta paura mica scala meno male ci garbava le orologi. Perché hai? No, pensavo una cosa che da questa fascia si potrebbe passare alla fascia superiore, quindi quella che va sopra i 1500 euro. Mettiamo questi qua. Ma questo qui da bellino è bellino molto, quello lì col... questo qui guarda è proprio bellino, certo. Allora si passa a quello. È una fascia canzetta sopra. Secondo me. No, poi, bene, non fai danni, è un divertimento. Sì, vero, vero, le vero. Porti tutti i giorni, le porti un giorno. Anche questo, a me non piace il bianco, no? Cioè l'accostamento col bianco è esagerato. Però questo perché è più destinato a un pubblico femminile col bianco. Però una serata con un vestito, cioè, è qualcosa di ganzo. Sì. E poi il bianco con la scritta bianca non ci sta poco. No, 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 non è. Però... complimenti. Passiamo quindi alla fascia, diciamo, di prezzo leggermente sopra, quindi sopra i 1.500, quindi su orologi che vanno dai 1.500 ai 4.000 euro. Qui bisogna già volersi bene, eh? È già più un pensierino, che c'è già l'amore. Qui no? Sì, già un problema di amore. Allora, eccoli qua. Eccoli qua, allora, sono più con belli, tipologie un po' diverse. Sono no, sono, più, sono diversi. Però... No, sono diversi. Quelli di prima erano più ganzetti. No, sono più grandi. No, ma qualcosa è divertente anche questo. Per esempio, secondo me è molto divertente anche questo. Che te sicuramente, Pietro, non dico, potresti regalare. No. No. Omega Tissot, visto? Omega Tissot. Cioè il doppio marchio sullo stesso orologio, che non l'hai visto tante volte. No. Infatti, siccome era la stessa fabbrica, e faceva l'orologio marcato con due marcature, quadrante originale e Omega Tissot. E lo vendeva o è un concessionario? Lo vendevano secondo me tutti e due, Omega Tissot. Ah, ganzo. Due marche sullo stesso orologio. Così piccolo ha fatto anche Jaeger LeCoultre. Cioè, fatto così piccolo, ci ha voluto scrivere anche due marche. È vero, infatti. Però è ganzo il quadrante. La tua considerazione è giustissima. Esatto. Ganzo il quadrante. Platino e diamanti. Ah. E comunque un orologio che costa 3.000 euro. Platino e diamanti, Omega Tissot. Quindi voglio dire, una cosa... E funziona anche. E funziona anche, il problema è vederlo. Sì. Di avere al massimo 45 anni, sopra 45 anni domande quelle sono che è meglio. Perché è veramente piccolo. C'è da regalare questa lente, allora forse. Questo insieme. Quindi invece, così. Alla ragazza giovane, secondo me oggi, questo è uno degli orologi che potrebbe piacere. Perché si parlava l'altro giorno. Si parlava l'altro giorno di Cartier, questo famoso Tank, questo è il Piaget. Non è che non ti piace troppo? Si diceva l'altro giorno che è tornato di moda. No, già tornato di moda. Sì, ma io... Dopo un orologio... No, io lo dico, il tank normale non mi piace molto. Quindi te compreresti più volentieri un ovetto? Sì. Un ovetto acciaio oro della Rolex? Sì, 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 ma lo vedo. Ma invece sai cosa? Cioè, quello Speedmaster, quello bellino lì. Bello. Questo è bellino. Bellino la grafica di questo qua perché forse è una delle più riuscite di queste serie. Sì. Tra l'altro è automatico, quindi è anche pratico per la vita moderna. E poi tutte queste colorazioni. No, è uno spettacolo. Tra l'altro questo l'ha fatto similare Odinkee, la collaborazione Odinkee per Omega per il 10° anniversario di Odinkee. Ah, sì. Però... veramente bello. No, no, bello. È bellino, bellino, bellino. E poi, cioè, se pensi che per comprare, cioè, trovi uno Speedmaster a quanto? Lo Speedmaster Moonwatch ti ci vogliono vicino a 5.000 euro. E questo? 3.100, 3.000. Cioè, è tutto un altro mondo. Cioè, nel senso, no, lo Speedmaster è lo Speedmaster. Beh. Però questo è bello. Speedmaster, vedi, anche nelle versioni meno note, tipo questo,
Che va molto in realtà. Che va questo, molto, perché in realtà non è neanche brutto. No. Però quello ha marcia in più, è ovvio. Sì. Vero? Sì. Non lo, questo non lo considero. Anche perché no, è vero, vero. A parità, No, no, è vero, vero, che poi siamo più o meno a parità. Non mi accattiva. No, noi siamo sui 1.900. Sì, vabbè, però insomma, sono sempre caratteristiche tutte e due automatici. Guardate il prezzo, dicevo, caratteristiche, no? Grandezza, no, questo è tutto altro mondo. È vero. No, no, ma, i colori. È proprio la grafica del quadrante. Il trizio qua, la ghiera. La ghiera nera e non d'acciaio, che secondo me è sempre un vantaggio. Bello, bello. Anni 90? Anni 90. Anni 90 tutti e due, entrambi anni 90, quindi, anzi, un po' più vecchio invece è questo, che però ha anche un po' un altro prezzo, che è il Soccer, il famoso Soccer. Quindi lo Speedmaster, questo c'è la meccanica dello Speedmaster Moonwatch. Ah, ok. Sì, sì, proprio quella. Ah, ok. 861, proprio la sua. E però con questa grafica, peraltro, già ci hanno detto che siamo bravissimi, questa grafica rosso-nera sui due quadranti, che insomma, devo dire che... No, questo è bellino. Sì, passiamo bellino. Un po' più su come prezzo, sì. Intorno ai 3, 7, qualcosa sì. del genere, però molto sì. bellino. Cosa sceglieresti dei restanti? Io sceglierei, allora, una per cosa Pietro. Un po' diversa, no, questa volta non per Pietro. No, non per Pietro. No, lì ci faccio collezione. Per destino dell'orologio da tasca. No, invece, una cosa diversa, un bello orologio come questo qua, una piattina della Rolex, d'oro, 18 carati, degli anni... 40, fino agli anni 40, inizio anni 50, la grafica, la cassa diciamo la facevano anche negli anni 30-40, ma l'hanno portato con questo quadrante fino agli anni 45-50, che è comunque un orologio che costa una cifra abbastanza buona, sotto i 2000 euro, per cui secondo me dovrebbe essere interessante. Comunque Rolex è un natalizio. Una tasca Rolex, tra l'altro non se ne vedono spesso, credo. No, direi di no. Infatti, guarda, se consideri che più o meno ha lo stesso, no, insomma, questo costa leggermente di più, un orologio da 3.500 euro, che è un Date vetroplastica, anche questo secondo me è molto carino. Cos'è questo? Una tipologia di 1501. Ah, 01. 01 perché ha la ghiera zigrinata, diciamo, con quella zigrinatura. Ho capito. Poi c'è il quadrante, bello. Ma per il tuo amico motociclista c'è niente? Il mio amico motociclista c'è l'orologio da motociclista. Guarda che spessore. Ah. Questo ti ci vedo, giubbettone... Un po' bordiato. C'abbiamo la foto di Pietro con questo. Vero, la moto. No, ma quello è perfetto. È bello. È bello, bellissimo. Sì, sì. Sai che non so neanche, l'ho indossato anch'io per un fine settimana. Non ti è grande, no? Sì, te l'avevi con questo cinturino? Con questo. Sì, era già arrivato col cinturino giusto. Sì. Questo è quel cinturino giusto. No, secondo me, cioè sì, grande, però mi piace comunque. Sì. Mi frega. Sì, però cioè, la grandezza... Sì, lo so, qualcosa, è anacronistico, sì, lo so. No, ma lì, ecco, la fascia di prezzo è già leggermente superiore, però l'orologio è quasi unico, cioè pochi questi qui con sì. pulsanti sopra. Sì. Bulled. Sì. Sì, infatti. Bulled non cornuti, non come qualcuno dice. E sempre per rimanere in tema di Breitling abbiamo anche questo. Lì ci vuole il pozzo, No, sì. questo è... Questo. Cioè, il pozzo. Lì ci vuole il pozzo, Sì. Come li chiamiamo noi? Jamba Watch. Jamba Watch, il nostro amico che ha il polso. Ha il polso adatto a questo tipo di orologi. Cioè lui potrebbe portare anche questo lì al polso. Sì, sì, sì. No, questo è bello. No. È bello sì, però è grosso. Sì, 43 mm, ma poi è proprio grosso. Sì, è bello, l'impatto, cioè, l'impatto c'è tutto, sì. Quello senz'altro. Chiaramente quando si parla di orologi grandi, in questo momento forse... No. Ci vuole uno, è come il pennello cinghiale, ti ricordi? Sì, grande, sì, non sì, ci vuole. Sì. I Tudor, i famosi Black Bay, nelle varie versioni e declinazioni, quindi diciamo i Submariner della Tudor. Questo però? Quello è particolare. Eh sì, perché non c'ha lo stemma. No, non c'ha lo stemma di oggi, c'ha lo stemma, il primo stemma. Ah, ok, riprende i primi Tudor Submariner. Diciamo Tudor Submariner come stemma, perché come cassa no. Però ha quelle caratteristiche, la cassa all'epoca lì era molto più bassa, quindi la corona molto più piccola. Mi piace molto questo, con la ghierina blu. Sì, carino. Eh sì, il fondo nero. In realtà vanno tantissimo. Sì, è vero, infatti questi qui. Ma vanno proprio tanto. Ma questo qui ci sta che la Tudor, il simbolo, lo colorasse in alcuni orologi? Mai? No. Non l'ha mai colorato? Visto colorato. No, mai ce l'ho colorato. Ma te dici col fiorino colorato? Sì. Non l'hai mai visto? No, ma sono io che sicuramente sbaglio. No. Oh, ma lo sai che... Tipo rosso, pensavi? Mi sembrava, però chissà che ho visto. Rosso? Rosso, mi sa. Te? Ti viene in mente anche a te? Io ce l'ho l'immagine, però non so se sia condizionato da quello che hai detto te, però. Ci sta. Però io sono qui che... Però ricordo, un fiorellino così rosso. Su un orologio classico, cioè un tipo un Date.
Può darsi. Che lo dicevo l'altro giorno a lui, che la grafica vecchia Tudor, quando te l'ho detto? Sì, no, sì, poi la scena che te, che mi inizia a piacere un sacco. E te mi dici, no, sono piccoli. Piccoli. Sono piccoli come diametro, perché di solito è la misura del date da 34, quindi... Sì. Poi, col fatto del canale, tantissimi mandano le foto degli orologi. Sì. E io vedo orologi che non avevo mai visto e che dici... Questo è ganzissimo, sì. Perché dici, no, guarda questo. La cosa divertente di questo lavoro è proprio quello che... Che alla fine la gente... vuol sapere quello che c'ha e magari ti interpella per sapere. E tante volte ti vede la roba che non hai mai visto, cioè, quindi ci va, da, da giusto. Poi nelle case, nelle case secondo me c'è di tutto, anche roba mai vista, magari ferma dentro un cassetto piuttosto che in una cassaforte o in banca, una cassetta. Ma perché quando ti fanno vedere gli orologi che sulla cassa ci ha colato la duggine e c'è rimasta l'ora? No, spesso sul quadrante, sul quadrante che il radio lasciava il segno perché era rimasto magari 50 anni fermo e c'è rimasto il segno nelle lancettine. Sugli ovetti capitava spesso, sugli ovetti e sui carica manuale anche. A me è capitato recentemente su un Movadino. Ti ricordi che te l'avevo fatto vedere? È vero, cioè aveva cioè le 10:10 forse. Sì, era, non mi ricordo l'orario. Sì, ma anche preciso. Sì, infatti è troppo, è meglio di così. Per le foto, esatto. Giuse, che mi regali? A questo giro, chiaro, è scontato questo. Adesso. Per te è scontato questo. Invece io? E a te ti regalo l'ovetto. Un altro? Faccio come prima era manuale, sì. Sì. Eh no, se no... Specialmente quando c'hanno qualche nome del concessionario sopra. Vabbè, quello è chiaro, ma lui questo è vergine. Però se non avessi regalato questo, perché mi dici che te l'ho regalato prima sull'altro ovetto, ti avrei regalato questo. Io avrei preso questo. No, infatti ti regalerei l'ovetto perché so che ti piace, ma esatto. Lì, questo è una cosa diversa, vero? Ma è proprio bello. Io a te, Beppe, ti regalo questo. Bravo, bel regalo. Tanto te l'hai. No, bel regalo, bello. Questo non l'apprezzo tanto. Io, a te ti regalo questo. Che c'ha uno c'ha scritto ti so, sei contento. Esatto. Beppe invece mi sa che ti regalo questo a te. Quello lì? Sì. Ti piace? Sì. Piace. Non avresti scelto questo? Non avrei scelto quello lì. Cosa forse avrei scelto l'ovetto sicuramente. Ok, ma l'ovetto. E un altro che potevo scegliere era uno dei Tudor. Un Tudor, no? Che è grande senz'altro, però questo mi piace. Non ti ci vedo, no, non mi ci vedo, non mi ci vedo neanche io, però mi piace. Non posso negare che esteticamente mi piace. Bello. Però devo dire che questo è più vicino al mio, io ce l'ho questo qua. C'ho il Cartier fatto così. E anche stessa dimensione poi. E mi sembra anche molto bello a me. Anche per uomo. Ci arriverete. No, anche per ci arriverete. Sì, sì, ci arriverete. Ha fatto mille cambi, quindi. No, certo. Te hai fatto gusto, un sacco di cambi. Il gusto cambia. Sì. Ma anche perché poi con lui, no? Noti quello, noti l'altro, cioè l'orologio diventa più leggibile. Allora, non è che uno, come dire, lo educhi o lo ammaestri a quello che ti piace a te. Però è vero che vedere certe cose e vederle magari... diciamo nelle pubblicità valorizzate in questo senso un pochino ti inizia. Poi un'altra cosa che mi è entrata nella testa, che a differenza di prima, che magari guardavi gli orologi più belli, cioè più belli, più famosi, bravo, ora io compro quello che mi guarda, bravo, sì. 200 euro, ce l'ho, me lo posso permettere, mi piace, è normale, compro. Perché non è più un no. Cioè, anche i perché tanto cambiano. Altro non ne posso più comprare, quindi devi no, cambiare. Però vabbè, che? È più, cioè è vero, vai a piacere, cambia il parametro di scelta. E poi tante volte mi metto l'orologio in base a tante cose. Sì, ma anche con chi è, come chi ti piace, cioè c'è il gazzo. Sì, la curiosità delle volte appaga di più dell'orologio importante. Sì, no, ma l'orologio curioso... Io mi ricordo quello che si fece vedere, che mi piace sempre tanto, di quella ragazza che aveva quel modello Autorist che stava sul bordo del polso, sì. Ti ricordi? Sì, me lo ricordo bene. Un Marvin, sì. Che stava sul bordo del polso. Quello lì, secondo me, uno che ce l'ha e che gli piacciono, dico, macchine piuttosto che moto, è divertentissimo quello lì. No, infatti. Ah, è vero. Ti ricordi? Infatti. Quindi no. Steve, però, c'ha allora, questo, io questo però... e questo, allora. E Steve questo? E Steve quello lì. Ti invidio un po', Steve. Pietro, il tuo era quello là, perfetto. Giusto. E sai cosa? Non te lo vendo neanche se mi piace. Hai ragione. E secondo me non finisce neanche in vendita. L'ho già detto troppe volte. Sarebbe tuo, via. Sai, sì.
E quindi siamo a posto. E quindi siamo a posto, ora ci sarebbe la fascia, diciamo, del Natale, di Babbo Natale con la carta oro. Esatto, forse anche platino. Chi ci vuole? O nera. Nera, bravo. La carta con nera. Con la Centurion. Se c'è Babbo Natale con la carta nera, abbiamo anche un altro tablò. Che ora facciamo vedere subito. Okay. Quindi praticamente la fascia superiore è quella che va dai, come dire, 4.000 in su, giusto? Okay. Quindi. C'è Babbo Natale, c'è le renne. C'è tutto, quindi diciamo una fascia dove vedi, troviamo è più contenuta, se Dio vuole. Beh sì, dai, se no, anche perché è Natale, dai, non si può regalare cose. Ora io compra. Stasera vi stupisco, stasera mi stupisco, vedo Dio. No, ci stupisci? Sai perché che prende? Te lo dico, prendo quello, prendi quello davvero stasera, sì, cioè perché quello ti lo già un po' bene. Ho questo vino che mi faceva schifo. Lo so, ma Cartier è entrato nell'occhio nell'ultimo un po' più mondo, grande, sai? Questo l'americano. Questo qui per me sarebbe me lo vedrei piccolino. Però forse. Provalo, secondo me non è. Pensa che un americano ha avuto in negozio d'oro giallo come questo qui un anno si intero. Fatto vedere nel video, sì, sì. Ma bello. Ora, ma era bellissimo. Un piccolo particolare, l'ho venduto un attimo prima che cominciasse la salita di prezzo, un attimino prima. E lui è stato un furbo. Sì, secondo me sì. C'era quello d'oro bianco. C'ho avuto un oro bianco e un oro giallo, ma quello d'oro bianco era già un po' più tempo. Alla fine non è piccolo. No, ma più al posto. Però non è il mio orologio, eh. Però è ganso, no? Partita mi sono levato. Sì, ti ero il submarino. L'ho fatto una roba. Come si fa? Però, va bene. Però questo io stasera, ragazzi, parto di... Sì, eh? Sì. No, invece se stasera dovessi partire, forse partirei da qui. Sì. Cioè dal date in oro. Ma poi il cinturino, verde in cocco, po' vispo. Che a Pietro piace, però non lo indosserebbe mai. Sì. Però è bello, eh? Bello. Però sta è sta bene su guardami, champagne. Capito? Io... Beh, sì, chiaro, però ragazzi, il cinturino si cambia in un secondo. Sì. Se uno mette un cinturino diverso, diventa un orologio completamente diverso. Quel cinturino verde, diciamo, fa diciamo... Un... Più divertente. Sì. Fa un qui c'è il cugino militare. Militare, però. Infatti, sì. Militari ce ne sono addirittura due con caratteristiche diverse. Uno è il Breguet classico, giusto? Sì. Tipo 20, che è molto bello. Sì. E l'altro è una bella referenza, ma non è quella di Patek. Perché anche questo è 3800. 3800. 3800 pure lui, ma però non con è caratteristiche leggermente diverse. È chiaro che però quando si parla di Natale, quindi è una delle due marche, perché una chiaramente potrebbe essere... Anzi, una è sicuramente la Rolex, l'altra è la Cartier. Bello. E questo che è molto carino. Uomo-donna, sì. La versione tank cinoise in oro giallo. Questa secondo me è una delle più belline. Sì. Quello sto portato, bello. Sì. Quindi secondo me, diciamo, dopo il Cartier, che è un tipo d'orologio che uomo-donna, come dicevamo, funziona. Sì. Che ora perfetto. Ti, che ti piace? Sì, ora sì. Mi piace tantissimo questo cinturino. Ti piace cinghiale. Il cinturino, il cinghiale. Il cinghiale è bellissimo. Mi piace. Il cinghiale non ti piace? No? Sì, con la polenta. Anche a me manca il braccio con e la chiusura, anche chiusura con il tagliolino. Tra l'altro la chiusura mi dicesti che non l'ha fatta la Cartier. No, questa qui è di Cartier. Questa l'ha fatta Cartier, ok, ma sì. Non l'ha progettata Cartier. No, te pensa, Edward Jaeger, sì. Che lavorava come orologiaio, fece un contratto con Cartier e avrebbe fornito tutti i meccanismi che produceva per Cartier, o almeno quasi l'80%. Ma la cosa ganza è che però fu un po' preso, diciamo, in mezzo, nel senso che tutto quello che avrebbe inventato in orologeria o accessoristica in quel momento che era sotto contratto era diciamo, di pertinenza di Cartier. E questa chiusura che è una chiusura che è ha bella. Ideato Edward Jaeger e l'ha presa Cartier, se ne è avvalso Cartier di questa chiusura. Ma l'invenzione è di Edward Jaeger. Ma è bella forte. Come fai a ricordarsele tutte? Pazzesco. C'è chi c'ha la Treccani, noi abbiamo un Giuseppe. Esatto. Noi siamo qui per ricordare. Per ricordare che il 26 dicembre è il compleanno di Giuseppe. 26 dicembre. Don, sì. Don. Passiamo alla famosa marca, come diceva il nostro amico Piero, Coronata. Coronata. Che alla fine fa il grosso del mercato. E... Ma per esempio a Natale quanti ne vendi di differenza? Uno a? No, rispetto a durante l'anno. No,
5 Rolex e uno di un altro tipo. Ora come ora devo dire che le marche forse sono Rolex, va bene, però Omega non è molto meno, anzi, forse Omega, Speedmaster forse è. Speedmaster, io dico che Speedmaster secondo me alla fine ne vendi almeno tanti quanti Rolex, diciamo, Date the Just Air King. Ecco, il gruppo d'oro ci pompano loro, eh. Ma è bello forte. La cosa che ha fatto capire è che il collezionismo su questo si è svegliato tardi, che poi svegliandosi tardi si sono svegliati tutti insieme. Esatto. Quindi mentre prima era diluito in, dico, boh, che ti posso dire, 3 vendite al mese, ora è concentrato, in un mese ne vendi magari 5-6 di questi qua. Quindi ragazzi, era più che raddoppiata. Ma pazzesco, perché ultimamente c'è rientrato uno Speedmaster, no, 2 Speedmaster c'è rientrato. Sì. Uno credo che sia durato 20 minuti sul sito, e l'altro lo volevo sostituire, ma non ho fatto in tempo perché mi hanno chiamato, mi hanno fatto no, fermo, qua lì. Perché comunque non aveva assolutamente questo tipo qui di briosità di mercato, è un tipo d'orologio che... Comunque misura giusta. No, ma tutto, misura giusta, orologio storico. Esatto, storia, è bellissimo ragazzi. Poi ancora, cioè fascia alta chiaramente, però contenuto rispetto alta ma non altissima, cioè, perché se parliamo di un cronografo della Rolex vuol dire un Daytona, vuol dire comunque passare al minimo 25.000 euro. Esatto, costa meno di un Datejust. Esatto, meno di un Datejust. Infatti di un Datejust a donna costa quando meno. Parliamo esattamente il Lady, per esempio, il Lady Datejust è un orologio molto carino che si sta rivendendo bene, tanto perché si vende per donna il 36, venderesti anche il 41 ma non lo trovi, però il 36, il 29 e tutti quelli di mezzo, cioè il 34, tipo questo, tipo l'Air King, tutti questi qua praticamente sono tutti orologi che hanno un mercato uomo-donna. Sai che da CSI? L'ha comprato da CSI, sicuramente. Questo è carino, blu è bellino. Sì. E poi per fortuna è tornato anche l'acciaio oro, però questo vedi, secondo me è uno dei più belli. Cioè diciamo al solito discorso, no? E vabbè, poi c'è l'Explode, c'è il Sub. Poi sono andato tantissimo. Explorer. Ma perché da quello che è partito? È la sveglia, no? Cioè nel senso, prima GMT e Submariner, Explorer un po' snobbato. Sì. Poi alla fine ora anche l'Explorer ha il suo. Sì. Perché... Anche se c'è ancora tantissime differenze rispetto al classico Submariner. C'è ancora 2000 euro di differenza. Arriva. Nemmeno tanto arriva giustificati, perché poi alla fine il GMT e questo hanno lo stesso meccanismo, quindi non so. E forse è anche più ganzo rispetto a un Submariner, secondo me. Parere mio, Sai, il Submariner, cioè, il Sub, questo venderei questo, lo sai? È un po' più visto il Sub. Sai che anche la ghiera nera comunque è più, ti fa l'orologio, te lo... Sì. Si diceva anche questo, vedi? Cioè, però io... Te lo fa l'orologio. A me piace questo, però ti dico la verità, tra questi due, tra il Sub e l'Explorer 2, cioè, sinceramente, nel senso, se me dovessero dire, te lo regalo, questo o questo, l'Explorer 2 tutta la vita. Io vedo che i giovani, per esempio, se passano la fascia, diciamo, dei Just, Air King, eccetera, il successivo è sempre un Submariner. Un Submariner? Sì. Submariner secondo me è uno degli orologi che... Anche perché lo vedono... Ma sì, è iconico proprio, questo è iconico. E i ragazzi giovani su questo tipo di orologio ci puntano molto. Però forse io preferirei magari l'Explorer 2 per il semplice fatto che i Submariner ne vedo talmente tanti che... Cioè, non lo vedo come oggetto di un desiderio. È difficile guidare il mercato, però in realtà... Però te ricordati che magari è il tuo primo orologio. Sì, sì. Il primo orologio è il Submariner. Magari sì, è quello che te riconosci, vedi più nel polso degli altri, dell'amico. C'è tanti fattori, no? Sì, sì. Che ti portano poi alla scelta del comunque primo abbiamo orologio. Detto tante volte che l'Explorer, specialmente il 2, mi ricordo che l'ho detto anche in un altro video, specialmente il 2 col quadrante nero, mai apparso sui cataloghi, tranne su un cataloghino piccolino, secondo me è anche un po' più raro rispetto a quelli bianchi, che poi erano sempre di catalogo e quindi... Ora se ne trova un nero, però. I bianchi è difficile trovare. Perché ora va di moda il nero e quindi tanti di quelli bianchi trovi il quadrante e li fatti diventare neri. Esatto. E il butanatroccolo? Il butanatroccolo, però lì è rimasto qua, nessuno ha scelto, perché non è coronato. Invece è un bellissimo IWC in oro rosa, rattrappante. Siamo su altri livelli, però. Oh, diciamo che a questo tipo qui di orologi forse è il più alto sicuramente, ma... Siamo ad altri livelli, ma mica poi tanto più di un Submariner o di un GMT. Siamo sulla cifra di un GMT, quindi... Però bello. Secondo me è il polso. Il portoghese. Il portoghese crono rattrappante. Perché portoghese?
portoghese l'abbiamo già detto. Si è detto. Io studio, non stai mai attento. Che ha fatto il piccolo. No, ma io in realtà me lo ricordo che massacrate per i nuovi, massacrate per i nuovi. Si devono riprenditi. Vabbè, ritiro la domanda. Allora, portoghese, perché i mercanti portoghesi volevano avere un orologio che fosse robusto, esatto, però lo portavano al pezzo che era comodo, però il calibro piccolo loro non si fidavano, volevano il calibro grande dell'orologio da tasca. Punto, a capo, lettera maiuscola. Allora, te la risento questa. Vai, domani la ripeto. Mamma mia, che tristezza. Allora, che scegli? No, allora io devo fare regalo a Beppe. No, sono io che sceglievo prima. Ah, prima te. Beppe, fammi regalo. Allora, te ti regalo proprio questo. Lo sapevo. No, perché è bello grande, ti piacciono gli orologi grandi e te lo vedo anche quell'orologio lì. Ma io sai che ce l'avevo, figlio. E a Steve, quanto è il problema di più? Steve gli regalo il Cartier. Bello. Ci ho preso? Sì, bello. Ho scelto. Lui forse non ci ho preso, ma te ci ho preso. Beh. Non è che non ci hai preso. Allora, se mi fai scegliere qui a me, non prendo questo. Però è chiaro che nei regali uno è proprio ganzo quello, perché okay, alla fine ti arriva una roba che dici, cavolo, non ci avevo mai pensato. Esatto. Invece Beppe gli regalo questo, vero? No, sì. Quello lì no. A me è un po' di mi piace. Un po' di anche a me. Non mi fa mica un regalo. Sono sicuro che Pietro mi regala qualcosa. Quello lì? Penso sì. Questo mi piace. Te che avevi pensato? Io? Sì, che ti avessi regalato. Ma senti, ascoltami, se non te l'avessi regalato io a te, forse quello lì. Ma uscendo quello, questo mi piace. Vero? Sì, sì. Ma è un po' fuorviato prima, perché mi hai detto che ti piaceva l'altro, quindi... Beh, chiaro, però... Questo. Se guardo sì, infatti miei... pensavo... ma non potevo, l'ha detto. Cioè, infatti ho detto, pensavo mi regalasse questo e gli regalavo quello, invece... No, ragazzi, qui chi sceglie prima, come quando uno va... Ho scelto prima te. Allora, voi mi avete regalato questi qua, bellini, mi piacciono tutti e due. A te questo, a lui il portoghese, che ha già messo a posto. Quindi questa è praticamente la... Questa è praticamente la nostra scelta natalizia. Sì. Quindi, nei nostri regali di Natale, mica male, però, insomma, io ho preso quasi tutta roba d'oro, però. su 6 orologi... Ora si fa una foto, ognuno con la col proprio bottino di guerra. Sì. Quindi fateci sapere cosa ne pensate. Vedete anche voi quello che vi piace. Sì, mandateci anche la foto per regalo, a noi si guarda. Si fa il regalo in foto e noi vediamo se apprezziamo i vostri regali. Ragazzi, grazie ancora. Ragazzi, buon Natale. Buon Natale. Il giorno dopo. Mi raccomando. Ciao a tutti. Ciao. La parte non l'ascoltate. Ciao.